Salve, no, questo non è il trailer di TBS 3, però cosa state dicendo? Begli occhiali? Grazie, lo so. Allora, questo video sarà molto particolare perché parleremo di cinema e parleremo in particolare di un cinema, il Cinema Teatro Italia di Gallipoli, ma dobbiamo fare una premessa. Qualche settimana fa, con il trio e due nostre amiche, eravamo effettivamente a Gallipoli. Strano, in vacanza. Ce la stavamo deep chillando tra le discoteche di Gallipoli. E proprio in quel periodo usciva Deadpool e Wolverine. Essendo un film Marvel, essendo io un grande appassionato MCU, ho deciso che dovevo per forza vederlo al day one. Quindi ho cercato un cinema e ho trovato questo cinema in particolare. Sono rimasto colpito dalla magnificenza e la grandezza della sala e quindi ho deciso di chiedere al titolare se fosse stato possibile realizzare un video. Dopo qualche giorno ci siamo incontrati e lui gentilmente ci ha fatto da guida turistica all'interno di questo magnifico cinema. Ora, la verità è che eravamo in vacanza e quindi non avevamo tutti i mezzi che abbiamo solitamente per realizzare un video. In particolare l'audio non era assolutamente buono e quindi abbiamo dovuto migliorarlo con l'utilizzo di AI. Anche il video l'abbiamo realizzato con dei cellulari, a volte in condizioni di scarsa luminosità, e quindi la qualità non è delle migliori. Io ho cercato di fare del mio meglio al montaggio e spero che il video comunque vi piaccia. Non abbiamo preso soldi, non abbiamo preso benefit, non siamo stati pagati, quindi questa è assolutamente pura passione per il cinema. Grazie e ci vediamo con lo Zano del passato che purtroppo aveva degli occhiali ancora schifosi. Allora, ciao a tutti, siamo al Cinema Teatro Italia di Gallipoli per un'esperienza e un tour di questo cinema e teatro storico. È una storia pazzesca, non vedo l'ora di raccontarvela, so che non è un tipo di video che faccio normalmente, ma fidatevi, questo video sarà molto molto bello e figo, e incredibile, e fighissimo, seguitemi, venite. Questo atrio che è gigantesco con la ticket room. Io ci sono già stato qua a vedere questo film, bellissimo, peraltro guardatelo. E in questo cinema secondo me respiriamo la storia. Quindi venite a vedere innanzitutto perché stiamo parlando di un multisala, una sala 1 ragazzi, gigantesca, vedatevi un salvo perché è fantastica. Poi, sempre per parlare un po' di storia, questo cinema dal 2019 ha chiuso ovviamente, cioè in realtà per il 2020 ha chiuso ovviamente per il COVID. E nel periodo tra il 2020 e il 2024, pochi giorni fa, ha riaperto questo cinema con il cinema, quindi stiamo avendo veramente un'esclusiva. Tutta la zona club di snack, i popcorn che ormai sono una parte integrante dell'esperienza del cinema, se non vai al cinema e mangi popcorn non stai andando al cinema probabilmente. Noi abbiamo questa rappresentazione di Van Gogh, quindi un po' di arte, giustamente per quanto il cinema sia la settima arte e anche il teatro sia un'arte a sé. Voglio farvi notare che lì c'è di nuovo la scritta Sala 1. Per farvi capire quanto sia grande la sala 1, segue, cioè guardate quanto anche lì c'è di nuovo la sala 1. Vuol dire che è sopra le nostre teste la sala, ragazzi. E sotto il palcoscenico della sala 1 c'è la sala 3, ok? Cioè, non so se abbiamo capito, sotto il palcoscenico c'è tutta una sala. Questi, raga, questi sono i proiettori, ok? Questi sono i proiettori che stanno, sentite quanto girano, quanto ventolano? Sono i proiettori che stanno, ovviamente dopo 4 anni di pausa di cinema, stanno provando se funzionano. Avete presente il proiettore piccolo che avete a casa per guardare i film o le partite di calcio con i vostri amici durante l'estate? È il quintuplo, cioè, non so se, guardate quanto sono grossi! Questo è l'obiettivo che va montato sopra, non so quanto costi ma ho paura a tenerlo in mano. E poi vi faccio vedere anche un'altra cosa. E a fianco abbiamo un pezzo di storia, testa di un proiettore più antico ovviamente, quelli con ancora la pellicola che si caricava, no? Avete presente come si vede nei film? È impressionante avere davanti una tecnologia così avanzata come un proiettore moderno e poi un pezzo di storia di pellicola. Posso chiedere di che anno è questo? Questo specifico pezzo è degli anni 70, ma se dobbiamo pensarci, il processo di proiezione, di passaggio della pellicola è quello dall'inizio, no? Da quando hanno inventato il cinema, il modo di proiettarlo, no? Con la manovella per registrare e poi per farlo partire. Allora, guardate qua, una chicca un po' tecnica, però guardate che figata, i sub ad Insta per sentire i bassi potentissimi. L'altro giorno siamo venuti qua tutti e cinque a vedere Deadpool e Wolverine. I bassi, ragazzi, noi eravamo là sopra e li sentivamo potentissimi. Non è una sala Atmos,
ma è al pari di una sala Atmos questa cosa. Allora, seguitemi, io quanto è immensa questa platea, e saliamo giustamente per garantire la posta. Ogni fila al suo gradino è più rialzato per garantire la possibilità di vedere sempre al meglio. Piazza, però avvicinati, se no l'audio anche con lei in ortacci e Pippo. Saliamo e originariamente, da quello che ci hanno raccontato, c'era una galleria superiore. Per farvi capire, se non siete mai stati in un teatro con una galleria tipo l'Ariston a Sanremo, è stato poi rimodernato tutto e hanno fatto questo, posso dire che è praticamente un pezzo di design questa sala. Ovunque io mi sieda non ho il problema di non poter vedere bene, cioè praticamente in cima, ok, mancava pochissime clip e dopo vi portiamo in cima, e devo dire che è impegnativa salirla perché veramente si vede che non mi alleno da una settimana. Andiamo su e è impressionante la vista, è impressionante. Siamo qua all'ultima fila e solitamente, se sei in un cinema, non ambisci all'ultima fila. Fidatevi che stare qua in ultima fila è una figata. Una cosa che succede spesso quando c'è un film molto atteso è che magari non riesci a trovare il posto in sala. Qui sicuramente non succede. E comunque, nonostante questo, hanno massimizzato i posti. Quindi anche nei punti più improbabili c'è un posto, tipo qua, uno da solo. Una cosa che noto spesso nei cinema, per esempio, sono dopo una proiezione magari popcorn a terra. Comunque ragazzi, non costa niente buttare le cose quando uscite dal cinema, seriamente fatelo. Ma voi perché anche, cioè, veramente è di cattivo gusto lasciare le cose. La gente che lavora, poi se lavora in una sala così grossa sai trovarle tutte. Non siete pronti, ho dato un'occhiata prima, non siete pronti a quanto è grande questo palco. È un campo da calcio, raga. Fare uno spettacolo qua davanti a tutte queste persone, wow ragazzi. Penso anche magari tipo a tutte le compagnie più piccole locali, Piazza lo sa bene, che si sono formate qui, che sono cresciute col tempo. Guardate lo schermo del cinema, l'altezza è quasi quanto un tiro dal dischetto di rigore. Fermi. Momento. Avete presente quando volete tanto guardare un film in streaming, ma non c'è nel vostro paese? Sapete come potete fare? Utilizzando NordVPN! Come se non sapeste che cos'è NordVPN. È un servizio di Virtual Private Network, disponibile su qualsiasi piattaforma, Windows, Mac, Android, iOS, cioè lo potete scaricare ovunque. Ma che cosa fa in particolare? Protegge i nostri dati dai malintenzionati che, lo sappiamo, ci sono sulla rete. Ma sapete come possono essere rubati i vostri dati? Scaricando contenuti non verificati. Quindi, quando scaricate un film illegalmente, non state solo commettendo reato, ma vi state anche esponendo a grandissimi rischi. E poi, ragazzi, i nostri dati non è che rimangono nel computer di un hacker malfattore, ma vengono venduti sul deep web e dark web. L'avete presente, no? L'immagine dell'iceberg? Ecco, immaginate che tutti i vostri dati più personali, le vostre foto di famiglia, le vostre password finiscano lì dentro. I miei consigli sulla sicurezza sono di utilizzare password complesse, di acquistare su siti web sicuri, di non cliccare link su Telegram, per dire, e di aggiornare i vostri computer. Ovviamente in testa a tutto questo c'è scaricare NordVPN tramite il link speciale che vi lascio in descrizione. Grazie, ora possiamo tornare a Gallipoli. Allora, adesso con il permesso di zio Walt ci avviciniamo ad un altro pezzo di storia di questo cinema, una sala un po' più piccola ma veramente, veramente interessante. Prima però ci tengo a far vedere questa cosa qua che a me piace tantissimo. È una bilancia molto interessante, perché prima al cinema ci si pesava, non ho idea del perché, forse perché dopo aver mangiato i popcorn ti sentivi in colpa. Provate a scansionare questo QR code e ditemi dove vi porta. Ora qua dobbiamo fare un po' di attenzione, non vorrei abbattere Walt Disney. E qui abbiamo una sala, come ho detto prima, un po' più intima, piccolina. Un cinema quasi da sé, ce ne sono tanti per esempio nella nostra zona, dove vengono proiettati dei film magari non i blockbuster come abbiamo citato prima Deadpool, ma dei film un po' più ricercati, magari anche delle proiezioni in lingua originale. Si vede la storia e si vede anche, nonostante sia un po' meno moderna rispetto a quella precedente, il Dolby Surround, quindi un audio perfetto. A me a volte piacciono le sale un po' più piccole perché senti proprio vicino a te l'audio, e ovviamente tutto è sonorizzata. Guardate, poi facciamo un dettaglio sulle pareti, quanto si è sonorizzata. Poi il nostro prof di tech esploderebbe. Allora, sono 100
posti questa sala, la proporzione esatta tra file e fila con gli scalini e la distanza, magari potevano venire anche 150 posti, però per l'attenzione e il voler che lo spettatore si senta a proprio agio, meno posti, ma perché tutti fossero comodi e tranquilli, perché mentre si guarda un film si deve stare tranquilli e comodi, tanto sicuramente loro di posti con l'altra sala non ne perdono. Questa è la sala 3, ovviamente piccolina, tutte le sale che vedrete d'ora in poi saranno piccole rispetto a quella sopra. Siamo sotto il palco che abbiamo visto prima, ok? Quindi immaginate l'insonorizzazione di questa sala, che non era stata pensata all'inizio, era un camerino per l'orchestra se si voleva fare un concerto qua sopra. Infatti aveva tipo delle colonne e è stato fatto un grosso lavoro di ingegneria per renderla autoportante. Immaginate l'insonorizzazione che deve avere questa sala, perché sopra stiamo facendo un concerto magari, cioè l'orchestra del liceo Piero Gobetti che sta facendo un concerto, e sotto magari stiamo proiettando un film, quindi si sente passare pochissimo di audio. Ovviamente anche qua, come dicevo prima, mi fa impazzire la cura per i dettagli e l'attenzione allo spettatore. Solo 150 posti, pochi ma buoni, pochi, cazzo, 150 posti buttati via, e tu ti siedi qua e sei comodo, giustamente, perché sei davanti qua e hai uno schermo abbastanza grande, molto più grande rispetto ad alcuni schermi che ci sono in teatri o cinema molto più piccoli. Sei qua tranquillo e ti vedi un buon film, magari con poche altre persone in sala, con una qualità estremamente grande, come abbiamo visto anche con i proiettori prima. Io veramente sono sempre stupito da questo cinema. Io la vorrei in casa. Mi piace questo teatro perché ci sono ancora cose da vedere. Saliamo sempre più in alto, un po' come mai, buongiorno. Facciamo come ultima cosa il tour della sala di proiezione della sala 1. L'ho vista ed è incredibile, io sono troppo contento, sono troppo contento. Il protagonista indiscusso della stanza, credo, il proiettore. Guardate che bestia è questo proiettore. Vi lascio solo immaginare il prezzo di una cosa del genere. Il proiettore da 600 euro che avete a casa non è minimamente comparabile. Da qui puoi vedere la stanza, effettivamente la proiezione tutta là, guardate. Vi metto un audio diverso perché se no la Marvel arriva e Topolino mi ammazza. E con il cartello vietato a fumare, perché al cinema si fumava, voglio concludere questa esperienza. La cosa che ho imparato personalmente è che il cinema è letteralmente un mondo incredibile. Lo sapevo già, ma esserci dentro, vedere quello che succede nella sala di proiezione, vedere tutta l'importanza che viene data ai dettagli in questo cinema, ma in qualsiasi altro cinema, è bellissimo. La cosa che io dico sempre è: sì, bello lo streaming, io sono un grande fruttore dello streaming e supporter, ma andiamo al cinema, ragazzi, andiamo al cinema perché è importante, è bello, è un'esperienza il cinema. Andarci da solo o con gli amici, nelle grandi città o nei borghi come quello da cui veniamo noi, andiamo al cinema, anche il più scarso, come crediamo che un cinema sia scarso, ha la sua storia e vale la pena andarci a vedere un film.